Lasciatemelo dire, questo per me è stato il bello del calcio. Una partita che sembrava ormai morta, sembrava che il match stesse per consegnare 3 punti e scudetto alla Juve, è arrivato il Milan che con una grandissima reazione d'orgoglio ha fatto 4 gol a Szczesny e ha ridato un po' di senso alle ultime partite di Lazio e di Juventus. È stata una partita estremamente bloccata nel primo tempo e di fatto finisce 0-0 la prima frazione di gara, nel secondo tempo è tutta un'altra storia. Il secondo tempo vede in apertura la rete di Rabiot, ottimo ragazzi il suo spunto, ottimo il suo gol, un eurogol. Semina il panico nel centrocampo del Milan, poi si accentra e calcia sotto al 7 incrociando col mancino. Una rete fantastica, Rabiot si riscatta parzialmente comunque per una stagione in fin dei conti in cui ha deluso perché prende uno stipendio veramente veramente alto e quindi da uno che prende uno stipendio di tale portata ci si aspetterebbe una grande stagione che per il momento Rabiot non ha fatto vedere, non ha comunque offerto. Poi sicuramente al rientro dopo lo stop ha comunque fatto vedere prestazioni migliori, però rimangono prestazioni sotto il livello che ha fatto vedere al Paris Saint-Germain. Comunque, seconda rete che non tarda ad arrivare, qui c'è un pasticcio difensivo, Kjaer e Romagnoli si scontrano e lasciano campo libero a Ronaldo che da 2 passi beffa Donnarumma sul suo palo. L'errore più grande lo fanno ovviamente i 2 difensori, però anche Donnarumma secondo me poteva essere piazzato meglio. Capisco che non si aspettava minimamente un intervento del genere da parte dei suoi 2 centrali difensivi, dei suoi ultimi 2 baluardi. Però diciamo che poteva capire meglio la situazione, come era capita molto bene Ronaldo, che ha da subito intuito comunque che quel pallone sarebbe passato, e infatti andando dritto per dritto ha ottenuto il pallone e ha beffato Donnarumma. Fino a qui, ragazzi, sembrerebbe, almeno nel secondo tempo, una gara dominata dalla Juve e praticamente chiusa. E poi succede l'impensabile. Viene assegnato un rigore al Milan. Inizialmente Guida lascia correre, anzi ammonisce anche Rebic per un tocco con il braccio, poi ci ripensa, dopo il check con il VAR ci ripensa, non dà il giallo al Rebic, lo ritira, lo revoca, dà il rigore per fallo di mano di Bonucci, effettivamente Rebic la tocca con il petto e Bonucci la prende con il braccio, anche se a velocità normale e con il primo replay neanche io me ne sono accorto, devo essere onesto con voi. Rigore trasformato da Ibra che spiazza a Szczęsny e qui comincia la partita del Milan. Subito dopo segna Kessié, azione caparbia quella dell'Ivoriano che si inserisce, scambia. Comunque scambia al limite dell'area e poi infila per la seconda volta, beffa per la seconda volta Szczęsny. Arriva anche la terza rete. Qui c'è un'azione abbastanza personale, come dire, di Rebic, che però viene atterrato da un fallo tattico di Rugani. Giustamente Guida lascia correre, arriva sul pallone Leao. Nel frattempo Rugani si rialza, Leao calcia sul secondo palo. La traiettoria del tiro, il tiro è sporcato da una deviazione dell'ex difensore anche dell'Empoli che inganna Szczęsny. È 3-2 e poi arriverà il definitivo sigillo al match da parte di Rebic. L'assist è di Bonaventura che col suo mancino lo mette in mezzo per il mancino di Rebic. Esattamente il tandem che aveva siglato la terza rete all'Olimpico qualche giorno fa contro la Lazio si ripete comunque sempre nelle stesse vesti. Assistman, Bonaventura, Goleador, Rebic e comunque mette la parola fine a una partita che non cambierà niente a livello di scudetto perché la Juve lo vincerà lo stesso senza se e senza ma. Però è sicuramente una partita che uno aumenta i rimpianti della Lazio, questo senza dubbio, perché la Lazio se oggi avesse vinto una partita che doveva vincere sarebbe andata a meno 4 dalla Juve e comunque considerando anche il calendario un po' difficile della Juve avrebbe potuto sperare nel titolo, anche se era molto difficile, così il campionato è ugualmente chiuso, però sicuramente dà un po' di vitalità alle ultime giornate delle prime 2 squadre in classifica. Il video finisce qui, ringrazio per averlo visto, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!